La svolta arriva grazie a Carlos Balcassa, che raccoglie lo sfogo di papà Ernesto, pronto a trovare un'altra squadra al figlio. La sua idea è arretrare la posizione di Roman di una ventina di metri, da 10 a 5, da ingance a volante. Il suo calcio inizia a essere più fluido e naturale. Riquelme diventa Riquelme. Iniziano anche i tornei internazionali, in Brasile, in Cile, addirittura in Italia, nel 94, al torneo Città di Gradisca, noto anche come Trofeo Nero Rocco, in cui gli osservatori annotano con grande attenzione la sintonia impressionante fra Roman e uno dei suoi migliori amici, Emmanuel Ruiz, che capisce perfettamente quando deve partire in velocità sui lanci lunghi di Riquelme. Un anno più tardi, da fuori quota, Roman è eletto miglior giocatore del torneo. Nel 1993 la stessa sorte era capitata a Raúl González Blanco.